Non si sbilanciano gli avvocati sulla linea difensiva da adottare per i due specialisti, il ginecologo dell'azienda Papardo Giovanni Cocivera e il primario di anestesia al Piemonte Giuseppe Luppino, finiti e trattenuti nel carcere di Gazzi da mercoledì scorso con l'accusa di aver attuato aborti clandestini in cambio di profitti economici. Ad assumersi il caso Cocivera è l'avvocato Nicola Giacobbe, mentre il dottor Luppino ha scelto un sostegno doppio dagli avvocati Alberto Gullino e Chiara Sterrantino. Tutti i legali stanno valutando di fare riascoltare i loro assistiti dal GIP Maria Vermiglio e di presentare ricorso a riesame entro la scadenza dei 10 giorni dall'ordinanza di custodia cautelare. Gli imputati andranno a colloquio con i loro difensori proprio domani mattina. Le ipotesi di reato sono la concussione, il peculato e non più l'interruzione di gravidanza dell'articolo 18 indicato dal PM Accolla, ma quella dell'articolo 19 secondo il GIP. Le donne erano consenzienti, spiegano gli avvocati, ma si sono sottoposte all'intervento in una struttura non autorizzata per questa pratica senza i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Si profila la concussione perché le pazienti venivano convinte con l'inganno, diagnosticando problemi di salute sotto compensi in media da 1000 euro. Il peculato per l'utilizzo di farmaci, ad esempio la morfina, sottratti dagli ospedali in cui i medici prestavano servizio. Fiale di farmaci e reperti organici riconducibili alle interruzioni di gravidanza illegali si trovavano tra i rifiuti gettati nei pressi dello studio privato del ginecologo. La polizia giudiziaria è risalita anche così, oltre alle intercettazioni telefoniche, al misfatto di aborti privati operati dai due specialisti. Trattandosi di professionisti di spicco, il rischio di inquinamento probatorio e reiterazione di reato è tangibile, come anticipato il giorno del fermo e dopo l'interrogatorio di garanzia il 12 maggio. Un altro stralcio di processo con indagini della polizia stradale potrebbe essere quello di coinvolgimenti in incidenti stradali, forse architettati da medici e pazienti per inscenare la perdita del bambino con esagerato risarcimento.